Grazie Don Francesco, e noi ora andiamo a sentire le parole dell'Arcivescovo di Catanzaro Squillaci, Monsignor Vincenzo Bertoloni, il pastore di questa diocesi, che ci dà dei messaggi che ascoltiamo in questo RVM. Voglio invitare a tutti i telespettatori a spostarvi spiritualmente con me in Terra Santa, Gerusalemme, a Santo Sepolcro. Per entrare nel Santo Sepolcro, e chi ci è andato lo sa, bisogna abbassarsi, altrimenti non si può entrare, si sbatte la testa. Abbassarsi significa umiliarsi, significa essere semplici, umili. Qua sa voler dire, se vogliamo comprendere questo mistero pasquale che ogni anno, finché siamo in vita, abbiamo la possibilità di rivivere per ravvivare la nostra fede, dobbiamo nutrire questi sentimenti. Allora invito tutti, sia coloro i quali hanno difficoltà di carattere morale, carattere economico, motivi fisici di salute, o i carcerati, o i giovani, o i bambini, o coloro i quali hanno perso il lavoro, di non perdere mai la fiducia nel Cristo risorto e nella vita, invitandovi ad alzare lo sguardo verso quel crocifisso che è come se ci dicesse: nessuno ti ha amato più di me. E questa è la maniera migliore di accostarci alla Pasqua, di una nuova Pasqua che ci faccia nuovi nello spirito, nella mente, nel cuore. Ed è solo così che possiamo partecipare al Triduo Pasquale, giovedì, venerdì e sabato, fare i vari riti, le varie processioni, come per esempio a Catanzaro la bellissima processione della Naca, con uno spirito di fede, con spirito di riflessione personale, con un'avvertenza di non fermarvi per favore solo al Venerdì Santo. Dobbiamo arrivare tutti alla Domenica di Pasqua e poter dire tutti quanti: alleluia, alleluia, Cristo è risorto.